parliamo invece di questa rassegna che arriva alla 29esima edizione L'Isola in Collina. Stiamo parlando di questa rassegna dedicata alla memoria di Luigi Tenco, che si tiene a Ricaldone. La segnalazione ci arriva come ogni giovedì da Alex Sala. In realtà rassegna già iniziata, ma diciamo che in questo weekend entriamo proprio nel vivo, ecco, del programma. Ci facciamo raccontare tutto quanto dal presidente dell'associazione Luigi Tenco, Giuseppe Alpa, che abbiamo in linea. Buongiorno, ben arrivato, ciao. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di GRP. Allora, 29 edizioni, è un bel numero. Esatto. Eh? 29 è un bel numero, e proprio qualche sera fa guardavamo le fotografie delle prime edizioni e ci siamo resi conto di quanto il tempo passa. E di quanto siete anche cresciuti nel tempo. Sì, è proprio, hai detto bene, cresciuti, perché a fianco a me c'era un ragazzo che è nato 29 anni fa, e nel vederlo ci si è resi conto di quanto tempo è passato. Wow. È nato proprio durante l'Isola in Collina e adesso si è laureato e lavora, e quindi e fa parte magari anche dell'organizzazione. Sicuramente sì. Allora, è già tutto iniziato il 13 di luglio, ma diciamo che da stasera si entra nel vivo del programma con un omaggio a Morricone. Signori, ci inchiniamo. Esatto, si entra nel vivo del programma. Le colonne sonore non l'avevamo mai toccato, quel tema, e diciamo che era arrivato il momento di farlo, e ci è stato proposto questo spettacolo di Ennio Morricone col maestro Albertini, e quindi abbiamo colto l'occasione e lo abbiamo fatto. Quindi diciamo che in questa edizione dell'Isola in Collina, che si è ancora ampliata come date, passiamo da la musica balcanica e il concerto macedone di sabato scorso, serata meravigliosa, divertentissima, e per passare all'orchestra del, appunto, classica, poi un'orchestra classica che esegue le colonne sonore del maestro Morricone. Certo. Per passare a Gaemon domani sera, ci sarà Gaemon domani sera, c'è ancora Gaemon, per arrivare poi a Beppe Gambetta in collaborazione col Club Tenco sabato e Luca Barbarossa domenica. Che bello, insomma, un bel programma, ecco, quest'anno. Sì, devo dire. Sì, ci spiace che la serata di domenica era una serata, ecco, se sentite i rumori di sottofondo sono i fonici che stanno montando. Il soundcheck, fanno le prove, sì, giusto? Siamo proprio sul palco, nel vivo dello spettacolo. E, ci spiace che la serata di domenica con Luca Barbarossa è nata insieme da un'idea che abbiamo avuto con Massimo Cotto, che abbiamo sperimentato l'anno scorso con Enrico Ruggeri, serata molto bella, ho detto bene, la ripetiamo con un altro artista, e verrà Luca Barbarossa, ma purtroppo non ci sarà Massimo Cotto per un problema di salute. Ah, mannaggia! Non potrà presenziare. Non sarà la stessa cosa, perché effettivamente l'anno scorso con Ruggeri era un dialogo, no? Di musica e parole. Esatto, è stato un dialogo non preparato. E detto dallo stesso Ruggeri di Enrico, quando poi è uscito, siamo andati poi a cena insieme, il bello di quelle serate è che sono serate uniche. Certo. È un concerto che è veramente una cosa meravigliosa, ci mancherebbe ancora, in cui l'artista mette le canzoni in primo piano con tutti gli arrangiamenti. Invece lì, in quel tipo di spettacolo, al di là delle canzoni, esce anche fuori l'artista e l'uomo. Certo. Perché le domande non sono preparate, quindi quello era un concerto unico, perché rifacendo le domande erano improvvisate e venivano fuori all'impronta, e quindi quello spettacolo lì non si ripeterà da un'altra parte. Chiaro. E allora sicuramente certo, e ovviamente l'augurio è a Massimo Cotto di rimettersi il prima possibile, ma sarà comunque bello, ecco, sarà comunque bello. Invitiamo tutti, senti, per vedere il programma, per informarsi su come, quando, dove, perché, come dobbiamo fare, dove dobbiamo andare? Allora, cercate Isola in Collina, su tutti i motori di ricerca, cercate Isola in Collina e lì vi usciranno tutti quanti i programmi, e i biglietti sono su Ticket One, dove c'è anche lì il programma. Perfetto. Quindi, inutile che vi elenco gli indirizzi, ormai basta un motore di ricerca. Esatto. Isola in Collina. Lo dico sempre anch'io. Grazie ovviamente a Giuseppe Alpa, grazie ad Alex Sala, viva l'Isola in Collina, presto, ciao! Grazie, ciao. GRP.